questa puntata di Agrigiorna andiamo a vedere il lavoro della Go Whale Vario Master, una macchina che è capace di insilare, imballare e fasciare il prodotto, incrementandone notevolmente la qualità. Vediamola al lavoro. Al mio fianco abbiamo il piacere di parlare con Giovanni, uno dei due soci titolari della 2G Agriservizi. Giovanni, ci introduci un po' alla tua realtà, alla tua zona, che non è proprio questa, perché oggi siamo in provincia di Alessandria, ma so che vieni da un po' più lontano, e a tutti i servizi di cui ti occupi. Sì, allora, noi veniamo dalla provincia di Cuneo. E i nostri servizi è dalla preparazione per la semina, alla semina, ai trattamenti e poi fino alla raccolta, al trasporto in azienda, al compattamento e tutti i lavori che in agricoltura si possono fare. Insilato, ovviamente. Insilato e anche lavori agricoli. Siamo qua oggi perché stiamo vedendo il lavoro che hai fatto con una macchina che hai appena comprato. È una Go Whale Vario Master, che è un attrezzo, una macchina per la produzione di balle insilato che possono essere riutilizzate poi in azienda e sostituiscono a pieno la nostra classica trincea. La macchina si compone di una cassa dove viene vuotato poi il rimorchio proveniente dalla trincia, quindi si può andare ad insilare dai foraggi, dai mesi di marzo-aprile, da questo momento qua, fino a fare il pastone nei mesi autunnali, quindi passando anche dai frumenti, dai grani, dall'insilato di mais classico, la medica, erba medica, e si ottiene un prodotto quindi verde e che poi va a fermentare, anziché in trincea, nel nostro ballone insilato. Dopo il carico, la macchina in automatico carica la camera variabile, quindi a cinghie, con un sistema automatizzato che permette, in base al riempimento della camera, di chiamare il prodotto dalla vasca di carico. E una volta realizzato il ballone, che non viene poi legato a rete o a spago come una classica rotopressa, viene legato col film plastico di cui si compone anche la fasciatura. Una volta eseguita questa operazione, in automatico la macchina lascia il ballone sulla zona di fasciatura, dove il ballone viene fasciato e viene poi scaricato. È una macchina che lavora in continuo, quindi una volta che viene alimentata alla base, lei può automaticamente, con il controllo dell'operatore che dia il consenso, lavorare fino alla realizzazione del ballone. Giusto, Giovanni? Giusto. Hai scelto questa macchina che è di cui ci sono pochi esemplari in Italia e vorrei capire le motivazioni. Ma la motivazione è che è una macchina molto più veloce che le altre nella produzione, molto più produttiva. Hai un peso maggiore delle balle, più che altro per fare i nostri prodotti dell'azienda agricola nostra per la commercializzazione. Puoi prendere e spostare gli insilati, che facendo una classica trincea viene molto più difficile. Giovanni, oltre a tutta una larga scala di colture che si possono andare a imballare e fasciare, quindi insilare, hai una capacità di scegliere per grandezza del ballone e quindi anche del peso. Sì, allora possiamo fare delle balle da 80 fino a 140, avendo la camera variabile, e in base alla sostanza secca del prodotto il peso può variare, ma siamo intorno ai 12-13 quintali per i loietti, fino ad arrivare anche ai 15-16 quintali per il pastone, anche qualcosetta in più se si vuole. E però il motivo che non ci portiamo tanto alti come peso sul pastone è la movimentazione, che inizia a diventare difficile.
però con una macchina di questa tipologia, con la camera variabile, tu riesci a ridurre anche i costi. I costi sì, perché il nylon, che viene a incidere tanto sul costo, è sempre uguale, essendo camera variabile lei inizia a pressare a fare il cuore duro fino al diametro di 140, lei pressa sempre. Questo ti consente, con un ballone più grosso e con il numero di giri che poi decidi te con il fasciatore, di non dover fare più balle di dimensione medio piccole, ma di andare anche su un diametro importante. Un diametro importante, facciamo meno balle e più pesanti, e viene a incidere molto meno per ettaro. E quindi sul lavoro finito. Sul lavoro finito hai meno costi. A chi destini il servizio con questa macchina qua? Piccole e medie stalle sono ideali, perché non hai nessuno scarto del prodotto, che invece in una trincea purtroppo capita, la conservazione non è perfetta come il ballone. E poi anche chi non ha la stalla può utilizzare il ballone per la commercializzazione, perché si sta creando molto mercato di balloni, tipo il fieno, dall'oietto al pastone. Il pastone è molto commerciabile e può andare anche a fare lunghi tragitti, perché hai dei quintali da portare, che invece con i rimorchi, col classico rimorchio, si veniva a incidere troppo sul trasporto. Un altro fattore di cui vorrei parlare assieme a te è il fatto della qualità del prodotto. Io vado a spendere dai 20 ai 25 euro al ballone, in base al peso, in base alla tipologia di coltura che andiamo a insilare, ma ho un ritorno in qualità che è inappagabile. Sì, come dicevamo prima, la qualità è molto maggiore che una trincea, perché dal momento che iniziamo a caricare con la nostra trincea semovente sui rimorchi, non andiamo più a toccare per terra il prodotto, va direttamente nella camera e viene pressato. Se ben pressato non c'è più, siamo assenti aria e non si scalda, perché tu ogni volta che apri un ballone nuovo hai sempre il prodotto fresco, nuovo, e non abbiamo più nessun problema sulla contaminazione dell'insilato. Io direi che questi sono dei fattori decisamente importanti quando si vuole fare un prodotto di qualità, un latte di qualità, una carne di qualità, e avere una stalla che migliori negli anni e migliori con una base di partenza di qualità. Sì. Grazie mille Giovanni per il tuo intervento. Grazie mille a te. Abbiamo anche la possibilità oggi di parlare con Dario, uno dei soci della concessionaria Grella Macchine per l'Agricoltura, che si trova in Piemonte e che è importatrice per il marchio Go Whale, per appunto la loro zona di competenza. Dario, ci introduci un po' la tua concessionaria, quello un po' di cui vi occupate, i vostri marchi, e poi parliamo della macchina e a chi è destinata. Ciao, innanzitutto la nostra azienda si trova a Vigone, abbiamo due sedi, Vigone e Savigliano. Ci occupiamo principalmente di trattori, movimentatori telescopici, tutto quello che riguarda lavorazione terreno e fienagione. Quali sono i vostri marchi principali? Kubota, Kverneland, JCB e Go Whale. Questa macchina è una macchina di cui già avete esperienza per la camera fissa, che ne avete venduta sì. Qualcuna, questa è la seconda camera variabile che hai portato presso la tua zona. A chi è destinata la macchina? Allora, una macchina è destinata principalmente, come utilizzo, principalmente al conto terzista, che ovviamente andando in cascina fare balle può fare balle dall'erba al pastone, al insilato di mais, la macchina che inizia a lavorare a aprile, in questa stagione, fino a settembre-ottobre.
viene utilizzata oltre la comodità della balla, del trasferimento del prodotto e tutto, che uno non usa la trincea, per la conservazione del prodotto e per l'alta qualità del prodotto che abbiamo. Un impegno che richiede un cantiere non indifferente. Sì, cantiere non indifferente, a differenza dell'insilato normale, che non hai una trincea, quando la macchina ha finito prendi la balla e la metti a posto, non hai da pestare, coprire il silos e nient'altro. E quando vai a prendere ogni singola balla, la conservazione dentro è ottima. Oltre a un prodotto che non tocca mai per terra, non va mai sul suolo. Esatto. Grazie mille Dario per il tuo intervento, in bocca al lupo. Grazie a te. Bene, questa puntata di AgriAggiorna giunge al termine. Io vi invito a contattare l'azienda 2G AgriServizi, vi lascio ancora il numero in sovrimpressione per avere maggiori informazioni riguardo a questa tecnica di conservazione dell'insilato e, perché no, anche un preventivo personalizzato per la vostra azienda. Io ci ho avuto personalmente a che fare, sono delle persone molto ma molto professionali e che sicuramente mi sento di consigliare in prima persona. Vi ringrazio per averci seguito fino a qui, vi invito a contattarci al nostro indirizzo email agriaggiorna@agro957.com se anche voi con le vostre pratiche, tecniche, soluzioni e macchine innovative volete essere inseriti all'interno del nostro programma dedicato al mondo dell'agricoltura. Grazie per essere stati con noi. Non cagare lui, se no non viene un cazzo.